abbiamo le gambe in condizioni pietose. Io prima col vecchio mi mettevo dietro, invece qui. Grande Pialo. Il tatuaggio ormai. Come sempre bravo a appoggiare la bici, Andrino. Piano con questa cosa, non c'è niente di difficile. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a Brescia con il nostro Pialo Superstar, perché stiamo andando a fare, dopo mesi e mesi, la salita della Maddalena. Il famoso 11. Visto che, sì, famoso 11, visto che il nostro amico signo nazionale, da quando è cominciato il nuovo lockdown, che ci continua a martellare questo 11, oggi andiamo a farlo. E spero anche non solo, penso che faremo anche un altro sentiero, che quale invece lo conosco, che è il Sant'Onofrio, quindi non vi assicuro niente, l'intenzione è quella e vediamo di riuscire a fare tutto. Oggi andiamo a provare per l'ultima volta anche la SB130, come l'avete vista nel Dream Build, quindi montata Ohlins e con le gomme Pirelli. Dal prossimo video la vedrete decisamente diversa, quindi vi farò anche un piccolo resoconto di come va, anche se potreste anche già immaginare, se mi seguite su Instagram, le storie, quanto è esaltato ad utilizzarla, ma ne parleremo un po' più nel dettaglio. Intanto siamo qui a Piazza d'Arnaldo, ho già il fiatone. Sia io che Pialo siamo usciti ieri sera e abbiamo le gambe in condizioni pietose. Si prospetta una giornata super. E niente, prendiamo la salita della Maddalena. 10 km infiniti. Il nostro Pialo è già in crisi perché non ha acceso il Wahoo. È già finita male. Lui comincia a fare i lavori di SFR. Pialo davanti a tutto a tirare come al solito. Guardate l'Andreino. Guardatelo adesso che fa il brillante dietro gli amatori. A fine video vedete il nostro Andreino col mal di gambe staccato dietro. Paesaggino oggi sul castello di Brescia, il Duomo. Tanto Pialo è andato a fare i com. Io prima col vecchio mi mettevo dietro, invece qui. Manca ormai poco allo scollino, mi ha fatto il taglio dagli arcieri, classicone della Madda. Pialo sempre davanti a tutto a tirare col gambone. Grande Pialo. Il tatuaggio ormai. Raga, è uscito un caldo incredibile. Ciao, bello. Ciao Alex. Ciao. Ultimo pezzettino. Questa è la prima partenza dell'11. Ma andiamo a prendere la seconda più alta. È arrivato anche Alex, che è uno dei ragazzi che lo tiene sistemato questo sentiero e che ci sta lavorando tantissimo. Peccato ragazzi per la foschia. Però si vedono le cave di Botticino, dai. No, là ho cominciato. Cos'è? A spaccare per fare un sentiero. Ah, hai cominciato te? Sì, ho cominciato io. A mano tutto, immagino. Tutto a mano col piccone hai fatto. Beh, vedo già un paio di linee però. Quindi da qui si parte, Alex. Come sempre bravo a appoggiare la bici, Andrino. Ah, da spettacolo, figa. Non posso stare rilassato. No, hai fatto il fenomeno. Hai fatto il fenomeno in salita fino adesso, stai davanti a me, così ti prendi il tuo cazziatore. Dico la bici da strada. Vediamo adesso chi è che salta per l'aria. Io per aria, eh? Quattro volte. Non c'è un cazzo di impegnativo, di difficile. No, è vero, mi dice, per me sbaglia dirlo, perché l'altro ieri un ragazzo gli ha detto guarda che non c'è niente di difficile, figa, è tornato giù. No, infatti, però quello... no, non c'è niente. Piano con questa cosa non c'è niente di difficile. No, è vero, vero. L'amico lui, del Vince, qua c'è un albero killer. Ditemele le cose. Dai, vai, ansia. Alex è partito fuoco. Bello! Devo saperlo lì! Un po' di ripidini qua. Poverino il nostro Pialo a vista. Classico terreno della Madda. Un po' secco. Un po' di destra e sinistra. Andrino, non stare rigido con le gambe. Bello, vadalo che vai dritti, cazzo, contropendenze così cattive, quanto è ripida sta roba. L'hai fatto Andrino, perché sei fermato? Perché sono andato giù dietro. Il problema è partire attaccato adesso. Roba ripida ne abbiamo, insomma. Ma che paesaggino su nave. Bello, bello, bello.
questo me lo ricordavo, mi è fatto venire in mente il nostro buon Alex, che in realtà l'11 venivamo a farlo, però col bagnato, che è decisamente più impegnativo ed era veramente super slippery. Oggi è slippery un po' meno, ma comunque è bello scivolosetto. Il nostro Andrea che entra tutto di traverso. Madonna, Andreino, che jolly hai tirato! Bello questa erbetta così, tutta bella iridescente. Adesso comincia a essere un po' più veloce. In realtà non me lo ricordo assolutamente, però mi ricordo che più o meno era così. Bello il flow, era un po' che non facevamo il flow da quando sono tornato a casa, mi mancava. Com'è qua la faccenda? Bello, bello, bello. Zio cane, pialo. I jolly. Bellissimo, via. E il Sant'Onofrio sarà allo stesso modo, tutto così flow, ancora più veloce. Ah, tranqua, tranqua, che scusa. Madonna, sti toboga quanto mi piacciono. No, oh, com'è lì la faccenda? Ma ha detto tutto dritto. Ma sì, piano, lo fai easy, vai giù. Figa, mi hai messo più paura a fermarti che... Perché? Dritto, figa, molla tutto. Vai dritto. Vai. Zio, dritto, figa. Sbagliato. Andrino, l'hai fatto veramente di merda. Lo so, ero fermo. Sei partito e poi hai frenato tutto e sei fermato proprio in mezzo all'ostacolo. Le cose da non fare nella vita. Io da bastardo sono passato in arrivo. Guarda, guarda. Come si incartella. Ecco, questa roba qui bagnata, raga, vi posso assicurare che non è così più facile, ha un po' più di pepe la faccenda. E poi quanto è lungo? 800 metri di dislivello infiniti. Attenzione, passaggio tecnico del nostro Andreino. Zio cane, Andreino, c'hai le gambe di marmo. Tira a fare la salita, che poi scendi forte, mi hanno detto. Bello, bello. E arriviamo in fondo. Tanta roba. Veramente una figata. Beh, tu dici... fai ancora gli scattini con gli amatori su strada. Hai fatto un paio di jolly, Andrea, che ti ho visto un po' male. Tutti perché ero piano. Bravo. Arrivo lì. No, non è che eri lento. Tu arrivi lì forte, inchiodi sul pezzo difficile. Però promettetemi una cosa. Cosa? Quando è bagnato lo facciamo bene. Certo. Dai. Ai ai ai. Problemi di forature. No, ah, hai perso un po' di plastica. Ciao ragazzi. Ciao. Finalmente. Della serie bevi una birretta prima di una salita. Cosa Andreino? Sei triste. Cos'hai Andreino? Sei preso male per la discesa? Perché non hai fatto i passaggini? Non devi essere triste Andreino. Non ti faccio fare le figure, sei te che fai il fenomeno e poi sei in crisi. Ti ho detto di tenere la gamba io per la discesa. Panino col salame, ragazzi. Ma tra l'altro è enorme, eh. Da mangiare in cima e via. Comunque, ragazzi, ho fatto tutto il video, ma non vi ho ancora raccontato un po' il montaggio. L'avete visto nel Dream Build? In realtà non vi ho mai raccontato un po' come ho montato sta bici. Tele SB 130, anche se montando forca e ammo Hollins ho fatto modificare l'escursione dell'ammo per farla diventare
Lance Ride, quindi è un po' di più di 130 e 136 mm dietro, 160 davanti con la RX F36 di Ohlins, ruote Enver, abbiamo le Founders Edition, quindi le un po' diverse con il canale sempre largo ma il profilo un po' più basso rispetto alle classiche Enver che avete visto, ruote da 29 ovviamente. Trasmissione completa XTR con la corona Absolute Black ovale, che è veramente fighissima da usare. 32 denti, che comunque con l'ovale va un po' a coprire un range un po' più ampio. Cassetta, però abbiamo la versione cross country che arriva fino a 46, se non mi ricordo male, come dentatura massima. 12 rapporti, sempre Envy, abbiamo manubrio, attacco manubrio. Rise 30 per quanto riguarda il manubrio e l'attacco 35 cortissimo. Freni Hope con dischi a 200 che mi piacciono, ma come mordente preferisco Shimano. Sì, gomme Pirelli. Abbiamo le Scorpion Trail S sia all'anteriore che al posteriore. S sta per soft, ma non per soft per la mescola, ma soft per il terreno di utilizzo. Monopole Pro e la sella, abbiamo una Physique. Reggisella, tra l'altro, mi è appena arrivato, è il nuovo KS Lev, nuovissimo, super comodo da montare, velocissimo e super morbido nel comando e soprattutto anche nell'azionamento, è veramente morbidissimo e anche super veloce. Pedali Hope, anche questi mi trovo bene, anche se preferisco i pin, quelli fatti con i grani piuttosto che questi qua lisci, perché hanno un po' più di grip. A livello di lockout è una bomba, perché già lo schema con Infinity Switch è perfetto per quanto riguarda le fasi di pedalata, ma il setup che hanno fatto i ragazzi di Andreani su queste sospensioni rendono questa bici estremamente pedalabile. È sostenuta, anche se l'anteriore mi piace un botto, perché è sostenuta ma è super sensibile, e questo è un po' quello che diciamo vogliono un po' tutti a livello di sospensioni. Quindi non serve gonfiare la manetta, non troviamo una sospensione estremamente dura, ma sulle piccole asperità e quando andiamo sul veloce è estremamente confortevole. Detto questo ragazzi, Pippone, mi stanno tutti aspettando, andiamo. All'orizzonte forse un pelo il tempo sta peggiorando, speriamo che regga, e adesso ci aspetta una bella salitona di quelle giuste, un po' spinta e un po' ripida, come quelle che piacciono a me. Bello. Cominciamo subito bene ragazzi, immagino dritti si vada, e via di 25%. Cos'è Andreino? Non fai più i scattini? Ah sì? Non vieni a farci la mezza ruota adesso? Ah, come mai? Santuario conquistato. Adesso metto Michele che c'è un traverso che percorre la montagna verso sinistra e ci avviciniamo alla vetta. Madonne, come presentimento. Dovremmo andare di là, no? Di là. E visto che il ripido sulla cementata non bastava, anche su sterrato. Grazie Michele, sempre emozioni. Ma io dovevo un po' annusare questa cosa. L'ultima volta che sono andato con il nostro Michele, mi sono fatto 7000 metri di dislivello in due giorni. Veramente carino questo giù, duretto, però molto carino. Come diceva Michele, qua con le bike ti diverti un casino. Doverosa la pausa pane e salame. Ah, ma poi non sono sudato, no. Buon piacere. Oh, buon appetito ragazzoli, buon appetito. Scollinati dopo il pranzetto sulla valle di Lumezzane. Adesso giriamo lì a sinistra, ultimo tratto di asfalto e poi siamo arrivati finalmente, direi. L'SB 130 penso sia la migliore trail barra enduro sul mercato a livello di pedalabilità, non ce ne sono di storie. Quello switch è assurda, anche se non avete un lockout estremo sull'ammo, la stabilità di questo sistema è qualcosa di imbarazzante. Ovvio poi una volta aperta non è così sensibile come altri sistemi, ma è comunque una bella schiaccia sassi se considerate che ha tra virgolette solo 130, che poi è lato pratico però sembrano molti di più. Ho a casa tre bike da paura, e se sto usando questa in questi giorni non è un caso, è perché mi diverto veramente un casino andare a pedalare e fa davvero la differenza, si dà proprio soddisfazione. E secondo me per una persona che vuole fare tutto, dal bike park alle uscite lunghe, ovviamente bike park non estremo, ovviamente non DH, ma bike park come potrebbero essere i sentieri della Paganella, secondo me è la scelta veramente bomba. Brescia City e via, poco secco mi hanno detto. Che figata! Madonna! E vado col dritto!
Poi mi spiegherai perché ti butti tutto in avanti col peso e inchiodi dietro. Sei sempre coi piedi pari, zio cane. Ma cosa stai dicendo? I sentieri flow di Brescia questi, da Bresa. Queste curvette in appoggio, senza appoggio, male male. Comunque raga, ste Pirelli S, tanta roba, veramente. Cioè oggi che comunque è super scivoloso con la polvere, ti danno una buonissima confidenza. Seguiamo un po' i local. Qua c'è un po' di spaccato, se mi ricordo male, ma niente di che. Bello quel pezzo qua. Figata. Bellissimo. Che figata. Perché non ce l'ho dietro casa sul sentiero? In realtà è dietro casa, però adesso ripassando sui tratti mi ricordo. Un po' di sporco e via. E qua praticamente siamo già in paese, e quella è la bomba. Oh, bellissimi, mi sono cagato addosso, ho detto che cazzo c'è qua dietro. Vero, a mettere sul piede la bici aveva grip incredibile, cazzo Pialo, non te l'avevo neanche mai detto, tra l'altro. No, riposi anche le gambe, riposi anche le gambe. Seconda pausa birretta doverosa. Facciamo un ammasso di carbone. Oh, salute ragazzuoli, salute, salute, salute. Direi che siamo arrivati alla fine di questo video. È stato davvero un piacere venire a riscoprire i sentieri qui a Brescia. Mi mancavano un po' di flow dopo aver girato per tutta Italia. È stato bello ritrovarlo pure qui in casa nostra. Se avete dubbi, domande riguardo ai giri che abbiamo fatto, trovate la traccia qui in descrizione. Se avete dubbi, domande riguardo alla bici, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi direi che ci vediamo al prossimo video. Non vi spoilerò niente, ma è in arrivo un super progetto di cui non vi posso ancora parlare. Quindi, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete questo video con i vostri amici. Sono super stanco anche oggi. La nostra Yetona impolverata ha bisogno di un bel lavaggio. È l'ultima volta che la vedete montata così. Sono in arrivo nuove sospensioni e nuove gomme. Anche qui non vi spoilerò nulla. Ci vediamo alla prossima.